vibrazioni ridotte dal 50 al 70% sono questi i dati che emergono dai primi interventi per risolvere il disturbo delle scosse causate dal passaggio di metropolitana rossa e verde. Volendo essere più precisi, tra Pagano e Conciliazione sono diminuite del 71%, tra Loreto e Caiazzo del 50%, tra Piola e Loreto del 75%. I lavori sono ancora in corso e destinati a proseguire in alcuni casi fino al 2020. La roadmap, con i primi risultati già ottenuti, è stata presentata dall'assessore alla mobilità Marco Granelli e dal numero 1 di ATM Arrigo Giana durante una commissione congiunta Trasporti e Ambiente. Sotto osservazione innanzitutto il Castello a Cairoli, dove c'è la fermata della M1, è già stata fatta una molatura di binari. Ora è in corso una rincalzatura ed è prevista una fresatura. Termini tecnici a parte, quello che importa soprattutto ai residenti delle zone che avevano segnalato il disturbo è che pian piano possono in teoria ricominciare a riappropriarsi del sonno. Nel piano del comune l'intervento più importante già in corso è quello nella tratta dove corre la metro rossa tra Conciliazione e Cadorna. Qui per 350 metri è necessario risistemare 900 cuscinetti sotto i binari per ridurre le vibrazioni. Un'operazione complessa e che oltretutto può essere fatta solo di notte, di qui il protrarsi dei lavori perlomeno fino al prossimo novembre.